Eccoci di nuovo, ho voluto riaprire la diretta in modo tale per farla tutta per intero. Come dicevo poc'anzi, a breve mi raggiungerà in diretta Mr. Blogger Valeriani, che ha da poco raggiunto gli 800 iscritti sul suo canale YouTube. Un saluto a Manolo S. Roma, ciao Manolo. E con Valeriani andremo un po' a sviscerare un po' il mondo Milan. Buongiorno a Darius. E parleremo del Milan. Bene, bene Manolo, grazie. Tu come stai? E poi parleremo anche della Champions, dell'Europa League e soprattutto anche del turno sorteggiato sia per il Milan che per la Roma, che sono di fronte a due compagini importanti in campo europeo. Soprattutto più il Milan ha una partita molto molto tosta contro il Manchester United, che sta facendo una stagione molto importante in terreno nazionale. E come dicevo, oggi la giornata di calcio ci propone anche in Premier League un Manchester City, West Ham, la rivelazione, la squadra di Moyes che si trova di fronte all'ostacolo Guardiola, che viene da 19 risultati consecutivi. Manolo, allora, tutto bene, grazie, un po' deluso di Pellegrini. Allora, sicuramente il rigore sbagliato e calciato con quella sufficienza è stato deludente, devo dire la verità, anche perché se la Roma non avesse fatto il risultato che ha fatto, si rischiava di poter avere un'inversione di tendenza nel corso della partita, e quindi ecco lì che il Braga poteva cercare di ribaltare il risultato, anche se devo dire la verità, il Braga ha giocato veramente al di sotto delle aspettative, anche per far capire che il calcio portoghese, per quanto cerchi di evolversi, però purtroppo c'è questo dualismo Benfica-Porto che fa vedere proprio che sono di un altro livello rispetto al Braga, che sicuramente ha dei giocatori interessanti, ma metterla a confronto poi con una realtà come quella della Roma mi sembra poi un pochino esagerato, nonostante non andasse sottovalutata la gara. Allora, vediamo un attimo se Valeriani c'è. Allora, c'è il nostro amico Valeriani. E oggi il calendario della Serie A ci propone anche un Verona-Juventus con una Juve veramente decimata, eh? Quindi tanti giocatori dell'Under 23, tra cui Marley Ake, di cui vi avevo parlato poi in un vecchio video su YouTube per parlare del calciomercato. Bologna-Lazio e Spezia-Parma. Belle partite, soprattutto Spezia-Parma, un crocevia per il Parma sulla sua stagione che si deve riprendere anche perché è penultimo. E Bologna-Lazio, vedremo la Lazio come reagirà dopo la brutta sconfitta contro il Bayern Monaco, maturata in maniera rovinosa, veramente rovinosa, che penso abbia evidenziato i limiti e la mancanza di ricambi di qualità per poter giocare. Il Parma in B, se continua così, Manolo, sì. Io da romantico, nostalgico del calcio di un certo livello, penso che Hernan Crespo sarebbe stata una scelta molto molto importante per l'ambiente di Parma. Oh, Valeriani, allora, Valeriani, Valeriani, Valeriani. Allora, aspetta che ti mando l'invito. Vediamo se riesci a... Artisti del pallone, ciao Damiano, bellissimo articolo quello di ieri su Totti e Dzeko, mi è piaciuto veramente tanto, l'ho letto con grandissimo interesse e piacere, bravissimo Damiano, sempre precisissimo. Ciao Valeriani, buongiorno e benvenuto, finalmente. Allora, intanto Buongiorno. ti volevo solo chiedere se mi senti. Sì, Allora, ti intanto sento. ti do il benvenuto, ti ringrazio per aver accettato l'invito. E ti rinnovo i complimenti che ti avevo fatto ieri nella live che avevi fatto con Asso per aver superato questa soglia degli 800 iscritti, augurandoti ovviamente di poter Grazie. raggiungere poi i traguardi un pochino più importanti. Infatti, perché quelli ci fanno molto piacere, quando i traguardi li raggiungi vanno celebrati e vanno anche ricordati, perché c'è tanto lavoro dietro e la gente pensa che da YouTuber non fa nulla, ma quando devi organizzare le live, quando devi chiamare la gente, quando devi stalkerare i VIP per farli venire da te, insomma, non è un lavoro semplice. Io, nonostante il mal di denti, sto continuando a fare una piccola attività perché mi sono tirato due denti per tornare in campo, più un ginocchio da sistemare. Pur di tornare a giocare a pallone e fare un po' di allenamento del portiere prima che sfondo la bilancia. Quindi, Grande. perché io poi
Ingrasso facilmente. Comunque iniziamo così la gente si può, possiamo Sì. iniziare. Sono tutto tuo. Grande. Allora, partiamo. Tanto saluto Frank Bianconero, che anche lui si sta Ciao, avvicinando. mitico Frank. Ormai è arrivato alla soglia dei 1000 iscritti pure il buon Frank. Frank, mi raccomando, poi prossimo ospite, una live insieme, ci conto, eh. Allora, partiamo da una domanda un po' più personale. Un tuo pregio e un tuo difetto? Ti rispondo con una cosa che va sia per il pregio che per il difetto. Io dico sempre quello che penso. È un pregio e un difetto. Può piacere o non piacere. Io purtroppo non ho filtri. Quello che a volte se non mi piace, io te lo dico subito. Se invece se una cosa mi fa schifo, come dico io, te lo dico e basta. Senza che sto lì a... E a volte, e questo è un difetto, faccio i video troppo a caldo. Devo aspettare ancora un po' più di tempo. Perfetto, a disposizione, grazie Frank. Allora, Valeriani, quello che voglio chiederti è, essendo tu un tifoso molto passionevole, no, del Milan, però la domanda mi viene più spontanea farti è, chi è per primo che ti ha trasmesso questa passione per i rossoneri? Allora, mio padre, che era tifoso da piccolo, e poi quando ho visto Sebastiano Rossi, ero piccolo, ero portiere, volevo diventare come lui, e mi hanno conquistato questi meravigliosi colori che io dormo anche la notte con Manchester, con tutti i miei amichetti rossoneri, e quindi questi colori mi hanno avvolto nel loro meraviglioso colore. Benissimo. Quindi con mio padre, e poi guardando Sebastiano Rossi, che era un mio mito, perché era il portiere quando ero piccolo di riferimento per me. Sono diventato portiere, ma non sono diventato alto come lui. Quello è l'unico rammarico. Perché in porta ci sto, Certo, quindi. immagino. Ti ricordi la tua prima partita vista allo stadio? Io purtroppo allo stadio posso andare poco perché dal Molise andare a Milano è un viaggio della speranza. Arrivi più stanco per il viaggio e non per la partita stessa. Comunque, la mia prima partita è stata Milan-Atalanta, grazie a Milan TV con Mauro Suma che mi regalò i biglietti. E vidi il mio zio dal vivo che giocava in ciabatte, faceva come gli pareva, e vidi anche il gol di Muntari, se non sbaglio, quello lo fece quella volta, non glielo tolsero dopo lo schifo di febbraio, e quindi vidi Ibrahimovic dal vivo, e da allora è diventato il mio zio che adesso ci ha salvati dalla fine. Allora, da tifoso del Milan, da quando lo segui, qual è stata la gioia più grande che hai provato e qual è stata invece la delusione che hai provato? Allora, la gioia più grande è inutile che te lo dico perché qui dei Champions sono la gioia più grande perché c'è chi le perde e chi le vince. La cosa più brutta è stata Istanbul, la Corugna e il 5-0 di Bergamo. Perché il 5-0 di Bergamo, oltre ad aver perso con la mia squadra, dove giocavo io, appena ho aperto il telefono, ho visto il risultato della partita e i miei compagni mi sfottevano tutti quanti, ho detto guarda qua. Non solo avevo fatto schifo io sul campo, che avevo perso con la mia squadra con cui gioco, anche il 5-0 del Milan, quindi era una domenica da dimenticare. Quindi se parliamo di delusioni, queste qua, diciamo. Una giornata amarissima, immagino. Allora, A lacrime condite. se tu potessi avere la macchina del tempo e ti dicono nel Milan di oggi hai uno slot libero, però quello slot è riservato a un giocatore del passato del Milan, chi è che porteresti? O comunque a chi Sono faresti indeciso reindossare gli scarpini? tra tre persone: Rui Costa, Kakà e Shevchenko. Ne hai Queste tre uno solo, persone. scegli. Il Musa Gete per l'eleganza. Voglio quell'eleganza di Rui Costa, professionalità, mai una polemica. Il Musa Gete è un esempio per tutti quelli che giocano a pallone. Concordo. Allora, Valeriani, io questa domanda l'ho fatta un po' a tutti e essendo tu il primo youtuber milanista che porto, vorrei chiederti un po' cosa ne pensi riguardo al binomio tra calcio e social network, no? Tu, ovviamente, essendo molto attivo nel mondo social, sai che basta un post o una storia fatta su Instagram da un calciatore per scatenare anche un putiferio all'interno della tifoseria, no? E come dici tu, ci può essere uno schifo, no? Cosa ne pensi a riguardo? Nel senso, se tu fossi il presidente di una società di calcio,
tu porresti dei paletti e delle regole anche all'interno del contratto del tuo tesserato, oppure sei più libertino, quindi dici: guarda, puoi usare liberamente i social, ma ricorda di sempre che sei un mio dipendente, perché ovviamente tu le società di calcio funzionano come delle aziende, no? Cosa ne pensi al riguardo? Sì. Guarda, purtroppo i social sono il bello e il cattivo di questa società. Cioè, quando sei su YouTube, per esempio, vedi tanto affetto, tanta stima, però vedi anche quello schifo di quegli idioti che vengono solo a romperti le panari nelle live, nelle cose, vengono a scrivere gli account fake e tutto. Ma quando un calciatore ha i social, deve ricordarsi una cosa, anche un tesserato, che ha una responsabilità, perché se lo fa un tifoso è una cosa, ma se lo fa un calciatore, vedi Ibra Lukaku per farti un esempio, è una cosa tra calciatori e doveva finire là, non doveva entrare tutta la procura, ma lo schifo di Agnelli e Conte, quello è più grave e si è parlato più di Ibra Lukaku perché c'è di mezzo il Milan e Conte e Agnelli che si sono mandati a quel paese con la Rai che mette lo schermo nero e questo non l'ha detto nessuno, l'ho detto soltanto io per coprire gli insulti. Quella non è una bella cosa, quindi quando si usano i social bisogna ricordarsi che si è portatori di esempio per chi gioca a pallone, calciatori, ma soprattutto dirigenti. Io porrei dei paletti, usi i social, ma ricordati che devi rispettare certi comportamenti, perché poi se sgarri io te la faccio pagare, perché bisogna sempre ricordarsi che bisogna essere portatori di buon esempio, se no è facile a parole. Poi i dirigenti senza pubblico, perché io ho apprezzato molto Biasini, che ha detto senza pubblico stiamo riscoprendo che il pubblico era solo una copertura. E infatti si sta vedendo più schifo dai dirigenti che dai giocatori, dai tifosi stessi. Che poi purtroppo è lo specchio di quello che succede, perché purtroppo i social sono lo specchio della società in cui Ah, viviamo. intanto saluto sia il boemo e il capotreno che il Scusami bagnolino. per le risposte, scusami per le risposte troppo No, lunghe, cercherò di essere un po' guarda, più. tranquillo, sei mio ospite. Io poi quando inizio a parlare, la loquacità è Sei ospite, non purtroppo. c'è problema, guarda, vai tranquillo. Quello, sentiti libero di esprimere, insomma, il tuo pensiero. Allora, intanto saluto il Vangelo secondo Del Piero, un'altra bellissima pagina. Ovviamente poi le credenze calcistiche sono diverse, però. Ma Del Piero faceva del Vangelo quando Del Piero sia la giocava, perché poesia del Piero. Del Piero è stato l'unico juventino che ho apprezzato quando si è messo la maglia del Milan. Perché Del Piero una volta si è messo la maglia del Milan e io sono stato onorato che Del Piero si è messo la mia maglia. L'ha fatto una volta, l'hanno riempito di insulti alcuni juventini sbagliando, ma Del Piero è stato l'unico juventino che ho apprezzato quando si è messo la maglia del Milan addosso, così per provare, capito, uno scambio di maglie. Allora, io ti voglio riportare una dichiarazione, forse l'ultima intervista pubblica importante fatta da un allenatore che tu hai vissuto in prima persona, che è Massimiliano Allegri, no? Tempo fa lui all'Equipa ha dichiarato che l'allenatore vincente è colui che deve saper fare meno danni durante una partita, quindi deve avere la capacità di saper leggere la gara in corso. Quindi io quello che chiedo a te, Valeriani, un allenatore vincente è colui che deve soltanto pensare a portare i trofei in bacheca, quindi aumentando sia proprio il proprio palmarès e quella della propria società, oppure secondo te deve essere un allenatore capace di essere in primis un leader che porta una mentalità al club in cui sta militando, collegato ad una progettualità che poi può portare risultati sia in termini di trofei che di partite importanti, riuscendo ad adattare all'ambiente circostante sia la parte tattica che la parte mentale. Cioè, secondo te, queste due figure, qual è, secondo te, l'allenatore perfetto che può essere vincente? Io ti rispondo con un nome alla tua domanda, Carlo Ancelotti. Vabbè, per Perché me è Carlo poesia come Ancelotti è per nome. me l'allenatore. Perché Ancelotti è un esempio fuori dal campo, un allenatore che dove va vince, a parte alcuni rarissimi casi, un uomo per bene, uno che fa giocare bene le squadre, perché io se sono presidente, io non mi accontento solo di vincere. Grande, io voglio anche giocare bene. Ecco perché tifo Milan, mi piace il Real Madrid, mi piace il bel gioco. Perché io sono milanista e seguo anche il Real Madrid, oltre al Milan. Però sono milanista. Però se devo guardare altre squadre, seguo anche il calcio spagnolo. Però io piace vincere e giocare bene.
Cioè, a me non mi piace chi vince e gioca la cazzo di No, cane, no, scusa la tranquillo. volgarità. Cioè, chi gioca all'italiana, cioè con tutto pure il ciolismo di Simeone. Quello per me è l'anticalcio. Io voglio vincere e giocare bene, perché il calcio deve essere un divertimento e una cosa che dia piacere, non che ti faccia disgustare una partita, perché vedi cose che con il calcio non c'entrano niente. Perché quello è anche calcio, il difensivismo, il catenacciare, tutto quanto. Ma io sono per il bello, per il calcio più bello, possesso palla. Quindi per rispondere alla tua domanda, io sto con Ok. Carlo Ancelotti, che è anche una persona che dice: io non allenerò mai l'Inter e la Lazio. Cioè persone che per principio si ricordano dove sono state e non vanno dove gli conviene per il professionismo. Perché Carlo Ancelotti, se lo chiama l'Inter, lui non ci va, perché è stata una bandiera del Milan, perché è un uomo vero, uno che rispetta i valori in cui è stato. Certo, Perché per me quella è una cosa importante. certo. Io, se fossi un allenatore, Juventus e Inter non le allenerei mai, neanche se fossero le ultime squadre sulla faccia della terra. Piuttosto mi muoio di fame, capito? Perché rispetto quello che non riuscirei a vedermi con quei colori, o questi o altri colori, ma in Italia solo questi. Farei fatica pure allenare altre squadre, eh? Forse il Napoli, cioè, per fare un esempio, ma quelle due squadre io non allenerei. Io, come se fossi io Conte, non sarei mai andato all'Inter Certo. per quello che avrei dato alla Juve. Certo. Allora, quello che voglio chiederti, proprio collegato a questo discorso, no? Se tu vai a vedere non solo nel panorama italiano, ma soprattutto quello internazionale, no? Tante grandi società hanno scelto di puntare su dei nomi che, se tu vedi il palmarès da allenatori, diresti questi sono matti, no? Cioè, io ti faccio un esempio lampante, no? Tipo Flick del Bayern Monaco, fino a ieri non si sapeva chi è, oggi è un allenatore che ha vinto 6 trofei in un anno, no? Il Chelsea fino a qualche tempo fa aveva Frank Lampard, giocatore stupendo, però poi ha gestito male alcune situazioni ed è stato esonerato. Lo stesso Tuchel, no? Non è che abbia vinto chissà quali trofei, però hanno puntato su di lui al Chelsea. Mentre il PSG ha puntato su Pochettino, pur sapendo che c'è uno come Allegri ancora, diciamo, libero. Io quello che ti voglio chiedere, no? Se in Europa non c'è questo timore, no? Nel puntare su dei nomi non così blasonati dal punto di vista del palmarès, perché secondo te in Italia ancora siamo legati a quel concetto che per vincere ti serve il Guardiola della situazione o il Klopp? E magari non puntare, per esempio, su un allenatore emergente e costruire una progettualità, no? Che ne pensi a riguardo? Ti rispondo, perché in Italia contano i risultati. In Italia devi vincere in qualunque modo e a qualunque costo. Cioè, in Europa hanno una mentalità che, tra virgolette, possono aspettare, perché Klopp all'inizio, ti ricorderai, non fece bene al Certo, Liverpool, stava facendo schifo. Se era in Italia, era già a casa, perché in Italia purtroppo devi vincere. Non conta il bel gioco, la progettualità. In Italia contano i risultati, e in base a quelli si fanno i giudizi. Perché Conte, che sta prima in classifica, se tu vai a vedere il gioco e quello che in realtà esprime il fallimento europeo, se era un altro allenatore, era già a casa, mi capisci? certo. Perché in Italia conta il nome, conta le amicizie che hai al di fuori del calcio, e tu mi capisci bene, e conta anche i risultati. Perché in Europa invece si va diversamente, si aspetta, si fa la progettualità, si lanciano i giovani, si aspetta, si cerca di portare più introiti e più progettualità. In Italia, se non vinci, te ne vai a casa Certo. e ti ammazzano la carriera. Cioè, noi avevamo provato questo esperimento con Rino Gattuso, con Simone Inzaghi, con delle bandiere messe ad allenare. Quando la tifoseria ha visto schifo e ha cominciato a protestare, li hanno dovuti esonerare. Ma se tu invece aspettavi, gli dai pazienza, gli fai una squadra. Io sono anche cattivo: se Pioli non avesse avuto Ibrahimovic, sarebbe stato esonerato dopo il 5-0 di Bergamo. Se Ibrahimovic e Chiellini non fossero arrivati, sarebbe arrivato quel pazzoide tedesco a farmi incatenare a Milanello, capito? Perché purtroppo in Italia contano i risultati, questa è la verità. Per questo non si progetta, non si fa, non si lanciano i giovani. Coman, per esempio, era un giovane che la Juve doveva puntare. Il Bayern Monaco l'ha preso, lo ha valorizzato e ora raccoglie i frutti. Minala, quello che è entrato, Maia, come si chiama, quello del Bayern,
quello Musiala, sì. 2003, loro lo lanciano. Donnarumma è stata un'intuizione di Mihajlovic, perché Berlusconi ha detto a Mihajlovic: se lanci Donnarumma io ti esonero. Gli ha risposto Mihajlovic: esonerami, ma domenica gioca Gigio. E infatti poi l'ha esonerato a 6 giornate dalla fine, mandando letteralmente a schifo una stagione, perché poi gliel'ha fatta pagare. Però Mihajlovic, essendo una persona con gli attributi, lancia i giovani, che Mihajlovic è uno che i giovani li lancia. Non ha problemi a far giocare il 2001, il 2000, lui lo lancia, le responsabilità se le prende. È una questione di quello, capisci? Certo. Ecco perché in Italia, poi in Europa prendiamo le scoppole. Certo. Aperta e chiusa parentesi, eh. Certo. Allora, la domanda che ti volevo fare adesso è sempre legata a una figura dell'allenatore. Noi in Italia ancora abbiamo la figura del direttore sportivo. In Inghilterra questa figura ovviamente non c'è, l'allenatore ragiona da manager, no? È lui che gestisce il calciomercato, è lui che ha una grande voce in capitolo, no? Io poi ti cito Wenger, Ferguson, mettici chi ti pare. Ma secondo te, noi vedremo mai questa figura manageriale in Italia? Oppure secondo te è giusto che l'allenatore pensi solo a gestire il campo, lo spogliatoio, la mentalità e quant'altro, e il direttore sportivo deve essere bravo a fare delle scelte azzeccate sul mercato e a essere un connubio unico con l'allenatore? Secondo te cosa ne pensi? Ma guarda, secondo me è una cosa un po' difficile, perché la cultura italiana, ritornando ai risultati, è difficile, perché se tu allenatore sbagli con la campagna acquisti, sbagli i risultati, vieni esonerato lo stesso, perché in Inghilterra il manager, tu ricordiamo sempre il discorso di prima, ha più tempo per programmare, per fare, per comprare, per sistemare, c'è più pazienza. In Italia, se un allenatore sbaglia i risultati, sbaglia gli acquisti, cioè, è un massacro, mandi letteralmente in fallimento una società intera. O cominci a creare nuove figure, cioè nuovi allenatori manager, e li istruisci, cioè mandi gli italiani all'estero, dici: voi allenatori dovete diventare dei manager, andate in Inghilterra, imparate quel sistema e portatelo qua. Ma in Italia non puoi creare un sistema che non c'è mai stato, perché sennò i direttori sportivi muoiono di fame. E poi che facciamo? Quelli che hanno fatto i lavori di direttori sportivi, che gli fai fare? Gli fai pulire gli spogliatoi? Cioè, poi loro si rivoltano quelli, perché ci sono delle cose create in stili diversi. Perché se poi copi, rischi di fare delle brutte figure. O li crei tu, fai un allenatore e un direttore, lo crei tu, un manager, lo crei tu, e dici: allora tu cominci a esonerare il direttore sportivo, una società, dici: io voglio fare il modello inglese. E cambi tutta la società, però devi cambiare, devi seguire quel modello e lo devi impiantare in Italia. Non puoi avere l'allenatore manager e il direttore sportivo nello stesso rango, devi mandare via qualcuno. Se devi fare il modello di un'altra cosa, devi farlo cacciando poi quelli che in realtà non fanno parte di quel modello. Se c'hai l'allenatore manager, devi esonerare il direttore sportivo e devi avere una società come all'inglese, devi avere una squadra all'inglese, uno stadio all'inglese. Allora l'Italia la puoi portare nel modello inglese. Se tu porti quel modello in una realtà italiana, ma se tu lo copi e tieni le figure che c'hai dentro, non riuscirai mai a fare quello che fanno gli altri, anche perché lì è tutta un'altra mentalità di calcio, che tu in Italia purtroppo è ancorata a degli stereotipi, a degli schemi che non puoi togliere così facilmente, perché gli allenatori nostri sono vecchi a scuola, non sono capaci di fare un contratto di calciomercato. Il manager invece studia per fare i contratti di calciomercato. Cioè, tu immagini Conte andare a fare trattative di mercato? Oppure un allenatore come quelli Ballardini, quelli più anziani, a fare trattative di mercato? No, devi creare degli allenatori nuovi, una nuova generazione che si siede al tavolo, allena e fa pure i contratti. Però lo devi creare, devi farli studiare e andare a fare il diritto di riscatto, l'obbligo, il prestito. Certo. A parte che i manager pagano coi soldi e non coi diritto di riscatto, quindi è già una cosa che in Italia non esiste. Quindi è diverso, non puoi farlo, devi farlo, ma devi impiantare le Allora, cose. intanto dirigerò la domanda di Damiano della pagina Artisti del Pallone, che penso, vabbè, a parte l'avevi già risposta a questa domanda, chi è che ti aveva ispirato affinché facessi il portiere? Quindi avevi detto Sebastiano Rossi. Sebastiano, c'ho anche un'immagine di Sebastiano Rossi su un vecchio libro di Forza Milan. Quando parlavano del record di imbattibilità, io ero bambino,
Poi abbiamo seguito tutti Oli e Benji, ma quello era un manga. Infatti il soprannome che ho dato a Gigio Donnarumma è Benji Price. Io quando metto Sì. l'hashtag dico Benji Price esiste. Ma non a, no, scusa la volgarità, non a puntini puntini. Perché Benji Price, oltre, vabbè, il quarto animato, però era un portiere che faceva sembrare le cose difficili facili. E quello che fa lui, Sebastiano Rossi, era terribilmente alto, però faceva delle cose che i portieri bassi non facevano. Andava a terra in tempi rapidissimi, come Super Gigio, io perciò lo chiamo Benji Price, Certo. perché Benji Price faceva le cose più difficili con una tranquillità immane. Così lo fa anche Gigio Donnarumma, Certo. per farti un esempio. Però il mio idolo da bambino era Seba, perché oltre ad essere un pazzoide totale, una persona poco incline alla diplomazia, ecco, diciamo così, Certo. perché il portiere è sempre quello più pazzo della squadra, mettetevi questo, se no in porta non ci vai. Allora, intanto per rispondere un attimo al boemo il capotreno che mi ha rigirato il tweet di Pallotta, io rispondo semplicemente che è facile parlare quando non sei più presidente della società. Però quando era presidente lui era a Boston e qualcun altro era a Londra a fare chissà cosa. Chiudo solo questa risposta perché poi diciamo queste cose non amo molto parlarne, mi piace più parlare di campo. O a 360 gradi. Allora, Valeriani, adesso ci immergiamo un po' nel Milan, facciamo un po' un viaggio nel tempo come piace fare a me, perché poi a me piace sempre portare, diciamo, contenuti anche legati al passato, perché secondo me se il calcio è quello che è oggi è dovuto anche a certe figure importanti, soprattutto viste nel tuo Milan. In questo io ci metto la presidenza di Silvio Berlusconi, no? Almeno dal mio punto di vista, Sì. Berlusconi, nel bene o nel male, comunque ha portato sia trofei importanti, no? Scudetti, Champions League e quant'altro, ma anche a livello societario ha saputo creare una struttura importante che ha saputo trasmettere a sua volta una mentalità vincente a chiunque indossasse la maglia rossonera. Attualmente a fare, diciamo, da ponte, chiamiamolo così, tra quello di ieri del Milan e di oggi c'è cioè Paolo Maldini in dirigenza, una figura storica, se non la più importante, no? Io però quello che voglio chiederti, Valeriani, è tu, avendo Maldini in dirigenza, io ti chiedo perché secondo te degli ex giocatori di un certo livello non riescono o comunque non vengono mai presi in considerazione per un ruolo dirigenziale nei top club o comunque anche ai vertici della FIGC. Perché secondo te c'è questo timore, questa diffidenza? Sai perché? Perché le bandiere sono scomode. Sono tanto scomode. Quando prendi gente come Zvonimir Boban, te lo ricordi? Che vomita schifo sulla gazzetta perché qualcuno è andato a chiamare Rannick a sua insaputa. Quello non sta zitto, quello vomita. Certo. Capito? Quando prendi delle bandiere, prendi tutto il lato, positivo e negativo. Perché la bandiera, essendo amata dai tifosi, è uno specchietto per le allodole. Tu la puoi usare per il marketing e tutto. Ma quando le cose vanno male, la bandiera vomita schifo, ricordati che c'hai i tifosi dalla sua. Quindi le bandiere sono scomode e non sono diplomatiche, perché alcune non sanno tenere la bocca chiusa e qualche volta toppano. E quando toppano a parlare succedono dei disastri. Quindi la vecchia società di Berlusconi e Galliani non voleva Maldini perché Maldini avrebbe scavalcato Galliani e Berlusconi a Maldini gli ha sempre chiuso la porta. Perché c'era l'amichetto suo che dopo aver fatto grande il Milan, il nostro grande Silvio, la mentalità lo ha distrutto in 7 anni. Perché io non mi dimentico in negativo, perché lui ci ha fatto vincere 7 Champions, 18 scudetti e tutto quanto. Ma dal 2012 al 2019, prima che arrivasse Elliott, lo hanno distrutto, hanno fatto scappare la gente dallo stadio e non ci hanno mai spiegato il perché. Non ti hanno mai spiegato perché hanno preso i parametri zero e gli svingolati. Dopo che ti hanno portato Kakà, Rui Costa e Shevchenko, ho dovuto vedere Essien, Muntari, Mati Fernandez, Bancioni e altra immondizia. Capito? Certo. È questo che io reputo, io ho sempre criticato alla presidenza Berlusconi, il fatto di aver distrutto quella realtà che loro avevano creato e di non averla venduta quando dovevano venderla, perché dopo era troppo tardi. Dopo era troppo tardi. Hai dovuto vendere a un cinese che non esisteva, aveva altri problemi e non era riciclaggio di denaro, perché chi parla di riciclaggio di denaro non ha mai letto il libro di Campopiano.
perché Yongongli aveva delle agenzie, delle cordate che si sono squagliate e lo hanno lasciato solo. Ma io mi sono andato a informare. Il tifoso medio guarda lo schifo di report e pensa che il Milan è gestito dalla malavita napoletana, soltanto perché quei due soggetti fanno parte dell'asset di Elliot. Perché quando mandi un servizio alle 8:30 di sera, tipo quello di Report, io ho dovuto stalkerizzare Franco Ordine per farlo venire in diretta da me, per tranquillizzare i tifosi milanisti che erano andati nel panico più totale per quello schifo di servizio. Perché quello là è soltanto un copia e incolla di notizie che già c'erano e che non sono assolutamente vere, perché il fondo non è tenuto a dare notizie riservate. Ti faccio un esempio. Adesso Vigili Partners, che dovrebbe prendere l'Inter, forse stanno trattando, è il più bel fondo del mondo, capito? È diventato il più bel fondo del mondo quando Elliott veniva trattato come un'associazione a delinquere. Questa è la stampa, il paese in cui viviamo, dove il Milan viene sempre visto sotto occhi sbagliati. E noi tifosi milanisti siamo costretti a difendere i tifosi che, come leggono una cosa, sono abbeverati alle fonti dei titoli, non vanno a vedere dentro. Io ho iniziato l'attività di youtuber anche per questo, perché siccome sono una persona laureata che conosce le cose, la gente a volte viene indottrinata da notizie sbagliate. E io invece, essendo più tecnico, vado sempre quando il Milan andava venduto. Io la prima cosa che ho fatto è ho comprato il libro di Campopiano per capire come era funzionata questa cosa qua, perché la verità sta là, non chi prende in copia e incolla e scrive il titolo "Il Milan sta fallendo", perché il Milan, secondo qualcuno, sarebbe già dovuto schiattare, mentre adesso l'Inter è in condizioni pietose, ma non si può dire. Se era il Milan in quella situazione, con una proprietà vacante, con gli stipendi che non vengono pagati, con altre cose, finiva su tutti i giornali. Capito a Certo. me? E questa è la vergogna che dobbiamo denunciare. Per questo che uno come me, che ci mette la faccia sul web, si prende anche gli insulti, ma va avanti lo stesso. Io non mollo mai, perché quando ci sono delle cose sbagliate, non è facile dirlo, perché si dice solo quello che conviene, e invece no, io sono proprio quello che tutela le minoranze. Quando ho iniziato la mia attività di blog, io ho sempre tutelato i biagisti, i lorenziani, i milanisti, quelli che vengono. Perché quando io faccio un discorso fuori dal calcio, quando guardi le moto, ma se non ti fai il rosso, non capisci un cazzo di moto. Io seguo il motomondiale dal 94 e sono biagista e lorenziano e vado fiero di esserlo, di non aver mai tifato quello là, e vado fiero di esso e difendo quei poveri cristi che vengono insultati perché tu, se tifi quelli là, se sei un po' sportivo verso gli spagnoli, vieni riempito di schifo. Quello non va bene, perché in Italia così funziona: o Certo. tifi quello, non puoi guardare le gare di moto. Non è vero. Io sono biagista lorenziano e sono fiero di esserlo. A proposito, visto che ho fatto parlare di moto, salutiamo Fausto Cresini. Ciao Fausto, perché stamattina c'è stato il funerale. Purtroppo questo è, quando ci sono persone come me scomode, non è facile fare lo youtuber, perché lo youtuber devi essere un po' più accomodante. Io no, io quando è. Io purtroppo le cose, quando dico che l'AIA è scarsa, perché tutela qualcuno con più tifosi e con più roboanza a livello di sui giornali, perché vengono indottrinati. Quando diceva che Milan ha preso 15 rigori, era passato il messaggio che Milan era primo per quello. Ora li danno a qualcun altro i rigori, se glieli danno è tutto pulito, è la più bella società del mondo. Questo che non va bene, Certo. perché a me è questo che non piace. Scusa se ti ho No, preso ma tempo, sennò poi tranquillo. non facciamo altre No, non ti domande. preoccupare. Allora. Perché qua purtroppo Instagram, quando vai all'ora, poi dopo chiudo all'improvviso, non mi No. piace. Ieri, per esempio, Asso mi è scappato all'improvviso e mi fa bestialire Instagram quando finisce il tempo e ti taglia la diretta. Fammi chiudere e poi. È brutto, sembra che ti chiudi il telefono in No, faccia, infatti è non è bello. brutto. Allora, tu a Milano, ma come tu, come tanti anche tifosi non per forza del Milan, no? Abbiamo visto Io passare vivo a tantissimi. Terni, non sto a Milano, magari. Io Ci sei, sì. sto in Molise. Sì, di questo in Molise, magari stessi a Milano. No, dico nel senso da tifoso rossonero, no? Hai visto passare tantissimi campioni, alcuni dei quali hanno pure vinto il pallone d'oro, no? Però in generale, no? Stavolta ti metto in difficoltà, eh. Io ti tolgo Sebastiano Rossi perché sennò ho paura che me lo ripeteresti. Qual è il giocatore che porti maggiormente nel cuore?
quale invece ti ha maggiormente deluso perché ti aspettavi che forse dava di più alla causa rossonera, e quale invece tu ritieni sia stata una scommessa vinta dalla società rossonera? Allora, se parliamo di un giocatore che tengo nel cuore, a parte Seba, è Nelson Dida, perché Nelson Dida, Ok. sempre, io parlo sempre del mio ruolo, quando si Ok. parla del mio ruolo, che adesso attuale preparatore dei portieri, e si vede il lavoro di Nelson su Gigio, guardate che si vede, perché si vede il lavoro che fa Nelson. Poi ha avuto sfortuna, un petardo vergognoso che mi ha... perché quando si parlava che Buffon era il miglior portiere del mondo, a Manchester 3-2 per Nelson e palla al centro. Cioè, io ho sempre nel cuore quella partita di Milan-Juventus finita 0-0 quando Nelson Dida e Buffon non facevano passare un pallone che fosse uno, e io da portiere avevo le lacrime agli occhi, non potete capire. Se poi mi parli di delusioni, sempre di portieri, ti parlo, quello schifo di Jens Lehmann, che era una cosa inguardabile ai tempi del Milan, io per colpa sua e per colpa di Kluivert stavo rischiando di abbandonare il Milan nell'estate del 98, perché quando Zaccheroni a Cagliari lo sostituisse, non era per infortunio, era perché stava facendo letteralmente schifo e chiamò Sebastiano Rossi dopo mezz'ora: vai a giocare, se no lo vado a prendere io in campo. Se invece parliamo di scommessa, ti posso citare Kakà, perché non se lo aspettava nessuno, neanche noi, e ultimamente Donnarumma, però di Mihajlovic, perché non più della Certo. società. Però questi, se ti voglio parlare di scommesse, di scommesse. Certo. Allora, facendo sempre. È una delusione o un rimpianto? Una delusione o un rimpianto, se Sì, mi sì. concedi? Chi ha fatto proprio schifo oltre a SN, Armero e quell'altra immondizia là? Mi dispiace per Redondo, perché Redondo era veramente un grande giocatore e il ginocchio ci ha preso, perché quando l'abbiamo comprato era venuto da quella meravigliosa partita con Real Madrid all'Old Trafford dove aveva sciorinato calcio, l'avevamo preso per quello. Se Redondo era al top, Pirlo non giocava No, davanti alla infatti. difesa. Il problema è che Redondo si spacca il menisco, e Ancelotti è costretto a mettere Pirlo davanti alla difesa. Se no, Pirlo non sarebbe mai diventato quello che è diventato se Redondo non si fosse sfraganato tutto quello che si è sfraganato. Quindi Redondo è un rimpianto che a un Rivaldo, te ne posso citare, che fece gol di tacco a Modena e ci arrabbiamo tutti perché ce lo tolsero. Cioè, ci sono tante delusioni, Riccardo Rivera, cioè. La lista è lunga, Destro che ha fatto letteralmente schifo da noi, Torres, cioè, e poi i parametri zero portati da Gagliani. Io l'ho detto ai tifosi del Monza: state attenti, che prima vedete le stelle con Berlusconi e Gagliani, poi vedete le stalle, poi Gagliani vi comincia a riempire di parametri zero svincolati, e andate in G. Cioè, perché guardate, quando hanno lasciato il Milan era pieno di debiti, Yongkonglé ha dovuto pagare subito 200 milioni di euro per pagare i debiti della precedente gestione. Così come Elliott ha dovuto fare quando ha preso il Milan, perché il brutto vizio di lasciare società indebitate ce l'abbiamo soltanto noi. Che vi pensate, quando Suning scappa, il bilancio dell'Inter fa paura, attenzione, non è che Suning era una grande potenza, ma tra poco sta per scappare. Se viene Bicini Partners, la prima cosa che deve fare è pagare i soldi, pagare gli stipendi e mettere a posto i debiti, perché è un brutto vizio lasciare società. Scusate, mi fa male il dente, Ma faccio tranquillo. fatica a parlare per molto tempo. Lasciare le società indebitate è una vergogna tutta italiana, eh? Non ci dimentichiamo da cosa veniamo, eh? Perché voi vi siete dimenticati, è bello, Berlusconi ha vinto tutto, ma ha lasciato 200 e passa milioni di debiti, uno stadio mai fatto, un progetto che faceva schifo, quello del Portello e altre vergogne quando ha lasciato il Milan, eh? Non ci dimentichiamo. Perché la gente, caro contropressing, ricorda solo quello che gli conviene, solo il positivo. Quando vanno a dire Adriano Gagliani, un grande dirigente, nessuno gli dice che ha riempito il bilancio del Milan, lo ha sconquassato e la UEFA ci ha tirato fuori dall'Europa perché lui riempiva la squadra di parametri zero, svincolati, i giocatori facevano schifo, tipo Grimi per le procure ai procuratori che si intascavano i soldi. Questo non glielo dicono quando va in televisione, dico sei un grande dirigente. Ma io gli farei tutta l'immondizia che ha portato dopo che Berlusconi ha chiuso i soldi e gli ha dato i soldi per fare il mercato senza Ariano Braina. Perché poi il Milan è stato distrutto dal 2013 fino al 2019. E io quei 7 anni di lacrime non me li dimentico, perché la gente se li dimentica con le vittorie. Ma San Siro si è svuotato, dovevano mettere il telone sugli spalti perché non c'era nessuno. Cioè, ricordatevi da dove veniamo.
e godetevi momenti positivi come questo, Certo. perché poi si torna a fare schifo. Quando criticate Ibrahimovic, Romagnoli, criticate quelli che ci stanno, ricordatevi che se se ne vanno quelli, poi piangiamo e facciamo schifo. Quindi prima di criticarli, io al massimo gli dico che fanno schifo, ma non mi permetto mai di insultarli, perché sono un giocatore anch'io. Non mi permetterò mai di insultare un giocatore sul personale. Gli posso dire che fa schifo, che gioca male, ma non mi permetterò mai di leggere quegli insulti che vedo in giro nel web, perché sono calciatore anch'io. E quando poi si esagera, si va nel personale e non va bene. I giocatori vanno difesi, vanno criticati in maniera costruttiva, stimolati perché troppo buonismo, troppo sempre positivo, come fanno alcuni tifosi, non va bene. Il giocatore deve essere stimolato. A me, se mi dici che ho giocato da schifo, io mi impegno ancora di più per farti ricredere. Poi ognuno pensa come vuole. Allora, qua Artisti del Pallone ti fa una domanda secca, un ricordo di Alexandre Pato. Un ricordo di Alexandre Pato? Il debutto col Napoli, la prima partita col Napoli, poi Barbara che me l'ha distrutta, aperta e chiusa parentesi, se volete proprio un ricordo, vorrei essere anch'io distrutto in quel modo, però questa è una cosa un po' nota a margine. Ha scoperto un'altra cosa e ce l'hanno distrutta, Ma ma penso quindi chi un l'ha po' tutti scoperto l'avremmo quell'altra voluta cosa? Anche scoprire quell'altra cosa. noi, ecco, perché poi vedi, io adesso c'ho Teo, no, Teo Hernandez. Ho fatto una battuta con Zoe, ho detto, non me lo triturare prima dei match di pallone, perché sennò fai come Boateng, che ha visto Mr. Satte e non segnava più, e la porta non si vedeva più, quindi vorrei essere anch'io. Quindi Pato ce lo ricordiamo per quello, prima e poi dopo non si reggeva più Ok. all'impiedi. E se volete sapere una notizia, Pato, prima di andare in America, ha passato 25 giorni a chiamare Paolo Maldini per supplicarlo di tornare. Paolo, fammi tornare, voglio giocare esterno nei 3 di tre quarti, voglio giocare al posto di Castillejo. Paolo Maldini mi sa che mi spiace, ma purtroppo non fai parte del progetto di Elliot per l'età, se no io Pato lo andavo a prendere domani mattina. Gente come Pato, Bale, Sergio Ramos in Italia, fidatevi, servono come il pane, anche se sono avanti con gli anni, proprio il discorso che facciamo prima del calcio italiano. Quando mi dicono, perché io sono stato riempito di insulti quando chiedevo Bale, ma se io compravo Bale e Sergio Ramos, l'Inter non era in testa al campionato, ve lo dico proprio tranquillamente, sono giocatori abituati a vincere e in Italia serve quello. Poi l'età possiamo discutere, l'età si può discutere, ma il fatto che siano campioni, che ti fanno vincere le partite, Bale e Sergio Ramos, pur avanti con gli Certo. anni, ti fanno vincere le partite, punto. Certo. Allora, per quanto riguarda la gestione tecnica della squadra rossonera, sono stati dei grandi avvicendamenti nella storia del club rossonero, no? Io parto da Arrigo Sacchi, che per me è stato il luminare, uno dei tanti. Poi abbiamo avuto Capello, Zaccheroni, Ancelotti, Allegri, Leonardo, poi passando per Inzaghi, Gattuso, Seedorf e oggi Stefano Pioli, no? Io quello che voglio farti, cioè la domanda che voglio farti in maniera secca è: secondo te chi era l'allenatore su cui bisognava veramente puntare per cercare di costruire un modello stile United alla Ferguson? Cioè, secondo te, tra questi nomi che ti posso aver fatto, chi è che veramente meritava la possibilità di emulare quello che hanno fatto Ferguson e Wenger, proprio come longevità? Purtroppo il modello Wenger, il modello quello là in Italia è impossibile. No, 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 però È se impossibile. ipoteticamente, io sto dicendo ipoteticamente. Ah, ipoteticamente avrei scommesso di più su Gattuso, su Inzaghi, su Seedorf, no, perché mi aveva deluso alcune scelte tattiche, non l'avevo tanto comprese. Però su Gattuso e su Inzaghi avrei scommesso. Ma adesso un nome futuribile, Andriy Shevchenko, cioè riportare a casa i Bambi di Kiev. Tu lo metti, gli fai gestire un progetto dall'inizio con campioni e giovani, se malauguratamente Pioli dovesse saltare prima o poi, mai il Pazzoide tedesco, mai Ralf Rangnick, perché sennò io mi incatino a Milanello, e quindi quello è. Però se vuoi un allenatore da progetto, devi comunque saperlo scegliere, perché se prendi una bandiera troppo acerba, la Juve sta facendo quello con Pirlo, sta passando da un ciclo a un altro. Cioè, sta passando da avere
Allegri, quelli, Ronaldo, la Roboanza, i campioni, anche lei ai giovani con qualche innesto d'esperienza e ha preso un allenatore inesperto per creare il nuovo ciclo vincente. Cioè, Pirlo è una scommessa di Agnelli che si è legato al dito Antonio Conte e non lo richiamerebbe neanche in punto di morte da quelle frasi indegne che gli ha detto, perché se no tutti i juventini riprendiamo Conte che almeno vinciamo qualcosa. Perché l'ossessione bianconera è la Champions. Quindi al Pirlo, se mi fai un esempio, è proprio quello che dici tu. Faccio un percorso, una cosa più risparmiando e portando a vincere qualcosa. Per il Milan avrei scelto Gattuso o Ancelotti stesso, ma Ancelotti alla fine era talmente logorato quando se n'è andato che non ce la faceva più perché era stressato. Era quando se ne andò nel 2009, se non mi ricordo male, 2008, dopo Firenze, era proprio al limite fisicamente, perché in Italia ti stressano assai. In Italia il calcio è visto troppo stressante per gli allenatori, c'è una cultura troppo ossessiva. Perciò Ferguson è riuscito a rimanere 25 anni, perché non gli hanno, la tifoseria non gli ha proprio sempre rotto le scatole come fanno in Italia. Quindi è difficile fare un modello di quel tipo, molto Certo. difficile. E poi ci vogliono i calciatori, se no, se non vinci, torniamo al discorso di prima. Te lo scordi il modello Ferguson, fai tre partite e te ne vai a casa. Cioè, ci vogliono i giocatori per vincere in Italia, poi ribadiamo sempre il discorso. Sì, assolutamente. Allora, adesso voglio un po' uscire dal mondo Milan, ma ci ritorneremo a breve, eh. Allora, quest'anno abbiamo l'Europeo, no? Allora, prima di tutto ti voglio chiedere il presente e il futuro della squadra di Mancini, nel senso, secondo te, non so se poi avrai piacere di seguirlo o no, l'Europeo della Nazionale, secondo te chi è il giocatore che può rappresentare il simbolo di questa Nazionale, che è un mix tra giovani ed esperienza, e una tua ipotetica favorita per una vittoria finale di questa competizione? Guarda, io quando c'è Mancini come allenatore nazionale sono contento perché ha creato un gruppo, ha creato un gioco, ha ricostruito l'Italia calcistica dopo lo schifo di Ventura che ci ha ucciso a tutti quanti e soprattutto ha portato quello che era difficile portare, ovvero un'idea di gioco. Cioè giocano quelli, gioca quel modulo, ha creato un club all'interno della nazionale. Il problema di Mancini è che si fa andare troppo sull'emotività. Quando spara le stronzate dicendo noi andiamo là per vincere l'Europeo, a me quello non piace, perché se poi non lo vinci, devi buscare pure gli insulti. Cioè, un po' più di umiltà non mi dispiacerebbe. Andiamo all'Europeo, siamo protagonisti e vediamo come va. Poi il sogno di vincere ce l'abbiamo tutti, ma se spari stronzate, come dici andiamo là per vincere l'Europeo e magari ti capitano tre partite storte e te ne esci al primo turno. Poi devi buscare gli insulti e ti devi stare zitto, però. Quello che non mi piace di Mancini, che i milanisti manco li guarda perché al Milan gli fa schifo. E vabbè che ce ne abbiamo pochi gli italiani, però se Donnarumma, Tonali, Romagnoli non penso perché sta giocando male, e Tonali vanno comunque a dare una mano, quello porta solo a Donnarumma del Milan. E non è già lo so, perché la stampa dice che devono andare Barella, devono andare Juventini, deve andare il plotone Juventus e Inter e il Milan non guarda nessuno. È questo che sei costretto a guardarlo all'Europeo, ma se non sono i miei calciatori, che cioè, lo guardo con un po' più di distacco. Se mi chiedi una favorita, attenzione all'Inghilterra di Southgate, perché Southgate sta facendo un lavoro di progettualità sui giovani e tutto quanto che raccoglierà i frutti. Attenzione all'Inghilterra, che è uscita dall'Europa politicamente, magari ci vuole sbugiardare vincendo l'Europeo, visto che fa più vaccini di tutti e magari vince anche l'Europeo, aperta e chiusa parentesi, ma qua andiamo fuori dal calcio. Poi se mi chiedi una favorita, Inghilterra, Francia, Germania, la Spagna non lo so, l'Italia purtroppo è molto dietro, l'Italia può fare come il mondiale, zitti, muti, lavorare e facciamo la sorpresa, non fare i proclami e poi fare figure di M, perché quello non piace di Mancini, che se tu fai proclami e poi il programma non arriva, perché Lippi nel 2006 disse: noi siamo qua e ci siamo arrivati, muti, zitti. Pirlo disse: siamo qui per vincere la Coppa e abbiamo avuto culo. Ma se tu esci prima, poi ti devi beccare gli insulti. Cioè, io devi stare sempre attento con le parole. Mancini si lascia troppo andare, troppa enfasi. Ho fatto tante vittorie consecutive. Sì, ma chi ha affrontato? Chi ha affrontato, caro Robè? Hai affrontato squadre che facevano pietà. Se affrontavi 10 vittorie consecutive con Germania, Inghilterra, Brasile,
squadre toste, allora alzo le mani. Ma non puoi dire che hai fatto una striscia invincente quando hai fondato Isole Faroe, squadre che a dir poco sono come nazionali, a dir poco Azerbaigian e altra roba là. Cioè, con tutto il rispetto per Mancini, io li voglio tanto, lo stimo, però a volte si lascia troppo andare da certe Certo. dichiarazioni che sono troppo, troppo forti. Vado a vincere l'Europeo, becchi 2 giornate sbagliate, l'ultima pareggio e te ne vai a casa, poi l'Europeo che fai? Lo vince la PlayStation, cioè, non va bene, cioè, quelle cose a me non piacciono, io sono più per il lavoro. Vado all'Europeo, saremo protagonisti e vediamo come va. Perché poi se ti buschi le scopole e te ne vai a casa, la gente poi, da quello che ti aveva dato, ti insulta. Perché non bisogna esagerare. Poi, se mi dici uno dell'Italia, difficilmente trovo un giocatore che potrà emergere. Dipende Zaniolo come sta, chi va in attacco tra Belotti e Immobile, in che condizioni arrivano. Cioè, gli altri hanno Lewandowski, Kane, cioè noi stiamo messi in braccio al Cristo davanti. Se io riportassi Balotelli, vi faccio un esempio, io lo faccio giocare titolare. Se per me, anche con tutti i problemi mentali, tutto quello che volete, ma con un attaccante di quel tipo là, come i grandi attaccanti europei, noi non ce l'abbiamo. Mettetevi in mente questa cosa, che noi proprio a livello di attaccanti, forti come Lewandowski, Kane e compagnia bella, non ce l'abbiamo. Perché quando Belotti e Immobile giocano all'estero, o giocano con l'Italia, fuori dall'Europa, un campione vero, come Zlatan Ibrahimovic, noi non ce l'abbiamo. Ti faccio un esempio: se la Svezia porta Zlatan agli europei, arriva ai quarti in semifinale tranquillamente. Perché Zlatan da così a così te la cambia una squadra. Cioè, così a così. Per esempio, Theo Hernandez, se fossi in Mancini, lo farei sposare con Zoe, dammi la cittadinanza italiana e me lo porta all'europeo. E alcuni terzini italiani si siedono. Assolutamente. E non so se ci sono juventini, non so se ci sono juventini in No, non chat. Voglio farvi penso. complimenti no, per se ci sta qualcuno, per Frabotta e Fagioli, perché Pirlo ha azzeccato 2 giocatori, come dici tu, in prospettiva futura, che sono succosi, che io farei una per soffiarglieli, perché non ci credono particolarmente, non li No, fanno infatti. giocare. Frabotta e Fagioli all'estero, su titolari fissi. Caspita. Perché io ho visto in Frabotta qualcosa che è stuzzicante come terzino italiano che non abbiamo. Che i terzini italiani non sanno fare quello che fa Theo Hernandez, che faceva No, Sergiño, no, no, no. cioè i cross sono un'altra cosa, i cross sono un'altra cosa. Certo. Perché Theo Hernandez deve andare agli europei, se no la Francia a Deschamps lo mandano a casa. Perché non fare andare Theo Hernandez agli europei è uno scandalo. Assolutamente. Allora, voglio fare un rapido giro per sapere la tua opinione un po' su due paesi importanti come Inghilterra e Spagna. Allora, la domanda secca in Inghilterra è: siamo al passaggio ufficiale di consegne per il titolo tra City e Liverpool? Domanda secca. Ok. Penso di sì, perché il Liverpool purtroppo ha un problema che il City non ha, cioè la rosa. Cioè il Liverpool purtroppo non è come il City, come ha detto Guardiola, io ho i soldi per comprare tutti i giocatori che voglio, grazie, pure io vorrei averli, pure io vincerei il campionato Champions League con la rosa del Manchester City. Lui è un bravo allenatore, però quella rosa là la vorrebbero tutti quanti, così profonda, così ampia, che se togli quello, togli quell'altro, non ne risente. Liverpool invece ha agli titolari e il resto è poca roba. Però il City in Inghilterra c'è tanta libertà di spesa, c'era almeno tanta libertà di spesa. Poi c'è una società che spendono e chi fa come Liverpool che fa colpi mirati su indicazione di Jurgen, che allenatore che di calcio ne capisce. Però in Inghilterra siamo più o meno al passaggio di consegne. Però se il City non vince la Champions, è comunque un fallimento anche Sì, quello, eh. assolutamente. Quindi, e poi la Champions è tutto tranne che scontata, No, cioè non è no, che si vince così. certo. Però in Inghilterra ormai siamo a quel passaggio, poi c'è il Chelsea, l'Arsenal che sta facendo schifo perché Arteta non è tutta sta meraviglia di fare vedere a Gazidis il suo bel progetto giovani che fine ha fatto, così tanto per ricordarglielo, visto che lui diceva che l'Arsenal non ha vinto niente, così e grazie a Dio non è arrivato Rangnick, sennò quello era il modello e noi milanisti ci incatenavamo Milanello. E quello era il progetto di Gazidis, perché Gazidis quel progetto di Pioli e tutto quanto, Ibrahimovic, insomma, gliel'hanno imposto. Lo ha accettato dopo, lo ha compreso dopo, ma all'inizio l'idea sua era fare Certo. l'Arsenal e noi ci rivoltavamo. Certo. Noi ci rivoltavamo. In Spagna invece ci sta
il problema delle spagnole, che entrambe sono in Infatti, crisi, quello sia ti stavo per chiedere. Barcellona e Real, ma a modo diverso, perché il Real Madrid, pur essendo un anno di transizione, sta gestendo la crisi interna di giocatori in maniera più coperta, che Barcellona è proprio allo sbando totale, perché non si sa chi viene il presidente, non sa chi sarà l'allenatore. Si parla di Xavi, Messi vuole comandare, devo decidere io se non me ne vado. Al Real Madrid se salta Zidane, c'è già Raul pronto. Cioè, a volte il Real è più pronto del Barcellona in certe cose. Sta saltando l'allenatore, Perez ha già detto, se salta Zidane, io ho Raul pronto, l'ha fatto. Tranquilli che l'anno prossimo torna a comprare fenomeni. Quando finisco lo stadio, ha detto Perez, continua a ricacciare i soldi. Cioè, dal punto di vista di organizzazione, il Real sta facendo nella difficoltà, sta gestendo meglio rispetto al Barcellona, dove non si naviga a vista e Dio vede e provvede, perché il Barcellona è in crisi totale, societaria, tecnica, di squadra, è proprio allo sbando. Vuoi affrontarlo pure io il Barcellona di adesso? Con Milan di adesso, Barcellona-Milan, cioè io me la gioco, perché non è più il Barcellona di Messi, Zidane, Xavi. Piqué è un Barcellona in disastro totale. Il Real, pur essendo in difficoltà, lo sta gestendo meglio. Certo. Ha puntato sulle certezze, su Zidane, però anche lui ha sbagliato, perché fa andare via Isco, che gioca da separato in casa, che io lo prenderei domani mattina. Non far giocare Bale e fa giocare Mendy. Fai mandare via Theo Hernandez e Hakimi. Cioè, pure là ne hanno fatte di robe indegne. Cioè, poi ti presenti con Carvajal quando c'avevi Theo Hernandez e Hakimi, se ci scommettevi un po', avevi sistemato le fasce per tutta la vita. E mo' rimpiangono e vengono a bussare che li rivogliono indietro. E ormai il treno è passato, ce li godiamo noi. Perché Maldini, visto che mi ricordi, ha avuto il coraggio di scommettere su Theo. Ha detto, tu vieni qua, ascoltami a me, ti faccio diventare il miglior terzino del mondo. Vieni qua, giochi. E il campionato italiano, pur non essendo... È quello più tecnico, dove si migliora, dove si sfonda. E Theo Hernandez, cioè, io non me ne voglio andare più. Perché se Milan riesce a tornare quello di prima, il Real piange, perché poi Theo Hernandez adesso ha un valore quadruplicato. Assolutamente. Cioè, Real, le big di Spagna, pur essendo in crisi, hanno triturato le nostre. Juventus e Barcellona, Juventus e Inter, sono state sconfitte da Real Madrid. E Barcellona più malmesse degli ultimi 20 anni. Cioè, non facciamo gli splendidi, abbiamo vinto 3-0 a Barcellona, ma il Barcellona è venuto a Torino, è venuto a passeggiare, eppure era in disarmo Certo. totale. Poi l'altra partita non contava più, non contava più. Il Real Madrid è venuto a San Siro, è venuto a passeggiare, ma erano altri periodi, non conta, i chiacchiere stanno a zero. Ci hanno bastonato lo stesso, come tutte le squadre europee facciamo quando andiamo in trasferta. Ci bastonano perché hanno un'idea di calcio, quella che non abbiamo noi, e quella è la Certo, differenza. certo. Allora, Quanto tempo siamo arrivati? Perché io ho sempre paura di quel tempo. penso, io non mi ricordo tu a che ora ti sei collegato, però penso siamo vicini all'ora, però per ora ancora Instagram non ci sta. Ok, Stiamo attenti. cerchiamo di essere brevi, mi raccomando, perché poi ci sono degli argomenti di cui Sì. vorrei parlare con te. Allora, tornando velocemente al Milan, quello che io voglio chiederti è: secondo te, con questo nuovo Milan targato Elliott, con figure importanti come già citato Paolo Maldini e Frederic Massara, per quanto riguarda anche la parte dello scouting, secondo te la strada che è stata intrapresa con Stefano Pioli in panchina per te può essere una base non solo per cercare, perché io poi ripeto, finché la matematica non ti condanna non è stato deciso niente, quindi secondo te il Milan attualmente, la strada che ha intrapreso, può portarlo ad ambire a un'ipotetica lotta per il titolo, però in maniera sempre costante e decisa anche nelle prossime stagioni a venire, compresa questa, eh? Ma per fare come dici tu, per la lotta allo scudetto servono dei campioni. È inutile che ci stiamo a raccontare le fregnacce. Perché io quando ho fatto i miei video io parlavo di sogno. Infatti ieri Assa ha detto il sogno è finito. Purtroppo il sogno sta svanendo, perché quando c'hai dei campioni in rosa, come ribadisco, Sergio Ramos, Bale, Isco, gente abituata a vincere, puoi vincere i trofei. Se tu ne hai uno come Ibrahimovic, due come Kier, i giovani,
È difficile. Purtroppo i campioni, quelli là che costano un sacco di soldi, servono. Elliott c'ha un'altra idea di progetto, giovani, poi rivenderli e poi tiriamo così a campare, ma vincere è un'altra cosa. Tu così sei protagonista, lotti, ma alla fine devi vincere. Cioè alla fine io voglio Arnaud, ma non perché, perché voglio quei giocatori Messi, quelli là, che devo vincere. Cioè non mi va di fare progettualità e stare a zero Certo. coppe. Cioè alla fine contano i risultati. Servono dei campioni. Nel contesto giovane, 5-6 campioni servono. Serve, perché se no non vinci. Non vinci. Se non hai Mbappé, non hai Neymar, tu non vinci. Perché chi ce l'ha, poi vai in Europa e ti bastona. Puoi arrivare in finale di Champions, trovi il Paris e ti perdi la partita. Assolutamente. Che quello Neymar, i tuoi giovani vanno in crisi, Neymar ti fa la grande partita e perdi la Champions League. Certo. Per carità, Elliott va bene come idea di progetto, quello che è, però io voglio, alla fine bisogna quagliare, perché alla fine vedi Lautaro Martinez, Lukaku hanno stravinto il derby e noi siamo stati distrutti, addio sogno. Cioè, due campioni già l'Inter, quelli già, e non è che già, e però ti hanno distrutto nel derby quando contava. Anche giocando male, però alla fine i campioni ti fanno vincere. Certo. Poi i giovani servono, per carità di Dio, i giovani servono, però quando hanno bisogno di quella guida, come Zlatan Ibrahimovic, che viene e ti stravolge tutto, perché noi eravamo una squadra allo sbando, è venuto zio e ti ha portato dove ti ha portato. Se no tu eri undicesimo per tutti gli anni fino ad oggi. Cioè, inutile che stiamo a dire che saremmo esplosi anche senza zio. Senza Ibrahimovic noi eravamo No, undicesimo, dopodiché. assolutamente, certo. Allora, la domanda che ti voglio fare, questa è una domanda secca, perché ci sono le ultime due che sono un po' più corpose e ne vorrei parlare con te. Quest'anno del Milan, chi è che ti ha sorpreso e chi ti sta deludendo? Domanda secca. Allora, mi ha sorpreso. Faccio Tomori quando è arrivato. Tomori quando è arrivato. E mo adesso mi sta un po' deludendo Romagnoli perché ultimamente sta forse pensando più a altre cose, contratto, via dicendo, che non a giocare a Ok. pallone. Perché fisicamente Romagnoli ha bisogno di essere al 100%. Quando non è al 100% fa quelle cose che stiamo vedendo. Poi tutti gli insulti sui social, quelli sono sbagliati, perché comunque il capitano va sostenuto, perché se i primi che chiediamo via i calciatori siamo noi, vuol dire che non sappiamo rispettarli e valorizzarli. Poi quando si è arrabbiati, pure io eccetto, è quello che è, però mi sta deludendo Romagnoli, pure Augue all'inizio mi aveva sorpreso, ma adesso è un po' calato, Ibrahim Diaz lo stesso. Cioè purtroppo sono giovani e purtroppo hanno il rendimento altalenante. Ok, allora una domanda veloce del nostro caro Damiano che ci chiede cosa ne pensate di un'eventuale Superlega imminente? A te lascio la risposta. A me questo fatto della Superlega non mi piace, perché se facciamo un campionato rischiamo di vedere le stesse cose che vediamo in Italia, cioè la Champions, le coppe hanno il loro fascino, la Superlega è un campionato tipo campionato nazionale, cioè devono esserci le cose distinte, campionato, Champions League e Coppa UEFA e varie coppe varie, una Superlega europea, perché la Juve così può dire di vincere una Coppa europea perché fanno un campionato per fargli vincere un campionato europeo. A me non piace, cioè, quello è l'intento, capito? Dici così vinciamo una cosa europea. No, le cose europee sono le coppe, le altre sono le cose nazionali. Superlega, alla fine, è un campionato nazionale con le squadre europee. Così la Juve può dire di vincere qualche cosa a livello europeo, ma alla fine io non la farei mai. Cioè, proprio a me non piace. Certo. A parte che non sappiamo dove metterla, quando giocarla e le date per giocarla, che poi i giocatori non possono giocare troppe partite e dove la mettiamo questa Superlega? Dobbiamo rinunciare alla Champions? Io lascio la Superlega e continuo a giocare in Champions League. Certo. Poi anche alcuni la pensano diversamente, anche all'interno delle società. Allora, adesso siamo più o meno alla penultima domanda, però è abbastanza particolare perché già ieri mi avevi risposto a questa domanda durante la tua live dell'Asso. Intanto salutiamo l'Ale Gobbi. E Ciao Ale, ciao. allora, quello che voglio chiederti è, intanto prima di tutto,
Il calcio italiano, tu ieri poi mi hai fatto un discorso e ti ringrazio ovviamente per avermi risposto sia a te che ad Asso proprio su un ridimensionamento dopo le sconfitte rovinose, seppur maturate in maniera diversa. Poi parlando del torto arbitrale nei confronti dell'Atalanta, una Lazio che è caduta rovinosamente anche per errori dei singoli, anche per una rosa cortissima, no? Perché come hai detto tu, per vincere ti serve la rosa di qualità e ti servono quei giocatori che ti fanno la differenza. Tu hai citato ovviamente tu a Ibrahimovic, senza Ibra chissà dove stavi, no? Mentre in Europa League abbiamo visto un Napoli che non ha inciso, seppur vincendo, però esce fuori contro il Granada che ha una rosa, diciamo, inferiore, no? Rispetto ai partenopei. Mentre il sorteggio mette Roma e Milan di fronte a due ostacoli, ovviamente per il Milan l'ostacolo sembra un po' più importante perché il nome, il blasone del Manchester United non si dimentica. Secondo te, io quello che voglio chiederti è intanto cosa manca realmente al calcio italiano per poter incidere in maniera decisiva, per poter arrivare fino a una fase proprio finale con un'annessa vittoria in campo europeo e soprattutto perché c'è questo, chiamiamolo, trascuramento, questo snobbare da parte delle squadre italiane, almeno negli ultimi anni, nei confronti dell'Europa League? Ma no, guarda, l'Europa League viene vista, poi rispondo anche all'altra domanda, come un fastidio. Invece, ricordatevi, quando vinci l'Europa League, vai a giocare la Supercoppa europea. Non è una coppetta da niente la Supercoppa europea, eh. Quindi vai comunque a fare un trofeo, ma siccome è troppo lunga, nel senso, c'è cioè, i sedicesimi, stanno le fasi a gironi, cioè se fosse tipo Champions League, l'Europa League, senza i sedicesimi, vedi che non la snobberebbero, perché stanno tutti i turni preliminari. Stanno tutti quei gruppi lunghi, tutte quelle cose più lunghe, la fase a gruppi è un po' più lunga, è un po' più probante, si gioca il giovedì e devi giocare la domenica, è vista come un fastidio. Noi milanisti, che l'Europa è sempre stato il nostro habitat, io vorrei, mi tocco tutti gli scongiuri possibili e immaginabili, vincere invece l'Europa League, perché comunque è una coppa europea, il Milan in Europa ha sempre fatto vedere di essere l'unica italiana a fare le imprese, in casa e fuori. E quando le altre italiane vanno fuori casa, le scoppe le prendono perché non hanno quella forza e quell'attenzione che hanno le altre squadre europee. Perché le squadre europee, quando vedi giocare il Real e altre squadre, o casa o fuori, hanno un'idea di gioco, cioè vengono a giocare a pallone. Le nostre, in trasferta soprattutto, fanno il calcio all'italiana, si chiudono troppo e poi subiscono il possesso palla. E come diceva Lasso ieri, le altre squadre europee corrono, corrono e corrono. Noi dopo 45 minuti schiattiamo, come diceva Lasso, c'ha ragione. Vedete la stella rossa? Noi siamo andati in crisi fisicamente. Se non c'è Super Gigio che fa quel paratone su il giocatore della stella rossa, Stankovic ci manda a casa perché eravamo schiattati fisicamente. Cioè le squadre europee hanno tecnica, giocatori, stadi e condizioni atletiche. Noi invece ci attacchiamo, ci arrangiamo con la qualità, ma non mettiamo la quantità fisica. È questo che le squadre europee ci massacrano in casa, soprattutto fuori. Quando andiamo fuori, le italiane, tu facci caso, fai una ricerca, vedi tutte le sconfitte, le italiane tutte in trasferta, tutte. Quando le italiane vanno in trasferta, le prendono. Peggio se ci sono i tifosi, ancora peggio perché si fanno schiacciare dalla bolgia, dagli stadi e tutto. Ma fisicamente le squadre europee arrivano al momento decisivo, febbraio, marzo, meglio delle nostre. Meglio perché hanno una preparazione atletica, fisica e di tattica che arriva a febbraio, marzo più in condizione delle nostre. Le nostre arrivano con la lingua in bocca, con la lingua in terra a febbraio, marzo, nelle partite che contano e siamo costretti poi a recuperare. Siamo costretti a recuperare i disastri che facciamo in trasferta. Perché la Juve ha perso 2-1 col Porto e deve rimontare. Ma se il Porto fa un gol, è finita, voglio, se ne vanno a casa. Cioè, perché poi, se tu devi fare gol, sei costretto a farlo, ti devi sbilanciare. Che fa con Senzao? Un po' di ripartenza, un calcio d'angolo, un colpo di testa e te ne vai a casa. Ribadisco, se non c'era Gigio Donnarumma, noi ce ne andavamo a casa. Perché Stankovic l'aveva preparata bene. Sulle ripartenze che noi soffriamo, una palla d'attiva, segniamo e li mandiamo a casa.
e ci stava mandando a casa. Perché noi ci sbilanciamo, cioè, a volte ci sbilanciamo troppo, cioè siamo troppo altalenanti fisicamente, ecco, cioè dobbiamo cambiare metodologia di lavoro. Il modello europeo deve essere il modello fisico di riferimento. Se no in Europa facciamo sempre queste figure barbine, oltre agli stati e tutto quanto, quello poi è un altro Sì. discorso. Allora, per quanto riguarda il sorteggio nei confronti degli italiani, Ah, soprattutto del tuo io il Milan, come lo sorteggio, vedi? io ho lanciato l'hashtag, io ci credo, perché quando io preferisco più affrontare una squadra come il Manchester United, che mi costringe a fare la partita tosta, e non una squadra scarsa che poi rischio di fare la figura tipo il Granata con Napoli, cioè che lo sottovalutino, che sei favorito, preferisco più essere sfavorito e fare la grande partita, capisci? Poi se esco col Manchester United, sono, tra virgolette, mi dispiace di meno, ma se faccio una figura di M con una squadra più scarsa di me, come era la Stella Rossa, lì mi comincia un po' a dare fastidio. Invece, se esci col Manchester, comunque, tra virgolette, hai la giustificazione. Cioè, ti puoi dire sono uscito con una grande squadra. Cioè, è brutto dirlo, però è meglio una partita da dentro fuori di questo tipo, che sai che il Milan, se fa il Milan e gli farei vedere la partita di Manchester 2007 fino a farli schiattare. Se fai quella partita là, il Manchester lo puoi battere, che in difesa non è proprio, come diceva l'asso ieri. Io c'ho zio, che se fa zio e non apre bocca, non si fa cacciare, io posso passare. Quindi anche la Roma, con lo Shakhtar, che c'ha più qualità, però in difesa la stessa cosa, ha preso 10 gol dal Mönchengladbach e 0 dall'Inter, che non è riuscito a fare i 2 gol in 2 partite. Se la Roma e Milan fanno Roma e Milan, e giocano come devono giocare, possiamo farcela, possiamo, io ci credo, io ci credo. Poi mi riempiranno di insulti, cioè, non me ne frega, ma io ci credo, perché il Milan quando è dentro fuori fa quello che nessuno ci crede. Bene. Allora, intanto per rispondere ad Andrea Pasino, la Roma il gioco in Europa la dimostra di averlo, piuttosto manca convinzione e cattiveria. Beh, non solo, manca anche l'intensità di gioco, manca anche la mentalità, nel senso perché basti vedere quello che ha detto anche il Valeriani e anche l'Asso, un po' tutti l'abbiamo detto, il Porto non è una squadra blasonatissima, ma ha giocato di ripartenza, ha giocato su delle situazioni di gioco, perché partendo dalla costruzione dal basso fatta in maniera Ecco, vergognosa, poi lasciate dire lo schifo ge mal gestito da Bentancur, un ritardo, e tu sei un portiere, lo sai meglio di me, di Szczęsny, che ha esitato, perché se fosse precipitato sul pallone quel gol non ci sarebbe stato, magari poteva anche esserci un penalty e lì magari poteva cambiare il corso della partita. Sicuramente manca proprio una mentalità, nel senso bisogna cercare di evolversi dal punto di vista mentale, cercare di non giocare troppo di ripartenze, ma giocare anche a viso aperto. Per quanto riguarda. Il problema della costruzione dal basso, e questa mi vengo a te, è il fatto che ricopiamo le altre squadre europee. Cioè è dovuta entrare questa mentalità negli allenatori italiani, ricopiamo la cosa dal basso per copiare le altre squadre europee. No, cerchiamo di farla all'italiana, ma non copiamo Barcellona, Real Madrid, che sanno fare la costruzione dal basso, le altre squadre europee, che sanno fare la costruzione dal basso, perché se vediamo i passaggi tipo quello di Musacchio, col portiere che non è pronto, o quello di Betancur, perché non siamo nel DNA della costruzione dal basso, come dicevo prima, non puoi iniettare una cosa che non c'è, perché noi la costruzione dal basso, noi squadre italiane, non l'abbiamo mai fatta, o meglio, se non hai calciatori per farla, come era Pirlo, Rui Costa, Seedorf, e quei giocatori là, oppure giocatori come Iniesta, come Busquets, quei giocatori che con la costruzione dal basso ci mangiavano pure la notte, gliel'hanno insegnata da bambini. Non puoi dirla a uno che non l'ha mai fatta in vita sua, perché Betancur, cioè gioca all'Argentina, non gli puoi chiedere la costruzione dal basso a uno che giocava sempre col pressing e con altre cose. È un'assurdità. Poi escono i retropassaggi di Musacchio, l'assist per Lewandowski e altre cose che abbiamo visto. Cioè, non puoi chiedere a chi non ce l'ha di fare una cosa che non ha mai avuto. E questa è la cosa dal basso. È una cosa che ricopiamo dagli altri. Facciamola, sì, ma facciamola a modo nostro, all'italiana, creando un possesso palla all'italiana.
Non dobbiamo ricopiare il tiki-taka, il jump pressing del Liverpool, perché facciamo schifo, ma ci Non lo puoi sfondano, fare, ti mancano i capito? giocatori, Non lo puoi ti mancano fare, i giocatori, ma non lo puoi ti mancano. fare. E se lo fai, fai le figure di M, ti Certo. sperculano, perché poi fai una cosa che non puoi fare, Allora, capito? per rispondere a Nicola.Mecianalist, prima che passiamo alla parte della Serie A, allora, la stanchezza degli italiani è più fisica o mentale? Qua in Italia, quando si va in difficoltà, si torna a rifugiarsi a un calcio passivo, ma non si cresce. Però voglio fare un appunto su questo commento, cioè per il Covid la preparazione non è stata fatta da nessuna squadra, nel senso Nessuno. io non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, però mi basti pensare ad Andrea Pirlo. Io non sono di fede juventina, poi chi lo sa, tifo un'altra squadra, ma io qui parlo di calcio, ok? Però come Pirlo, tantissimi allenatori non hanno avuto modo di conoscersi con il proprio organico, quindi anche la preparazione fisica è quella che è. Se voi andate ad analizzare le partite, l'Atalanta è forse l'unica squadra che, seppur fa dell'intensità uno dei suoi punti di forza, sta anche lei abbassando il ritmo, perché dopo un Sì. tot di partite l'Atalanta arriva spompata, cioè arriva a fine riserva. Quindi l'Atalanta intelligentemente cerca di gestire più le forze, cercando di giocare molto sui movimenti senza palla, e magari di non aggredire per 90 minuti pressando troppo alti. Guarda, io gioco a pallone. L'importanza della preparazione che si fa dal 1° di agosto al 1° di settembre, quei 30 giorni in cui la palla la vedi solo col binocolo, perché poi devi fare 2 settimane di carico per fare tutta la stagione, è come una farina del sacco. Quando fai la preparazione estiva, tu metti tutta la benzina per tutto l'anno, poi durante l'anno scende e la ricarichi a gennaio. Ma se non l'hai caricata all'inizio, non puoi metterla a gennaio, perché non è la stessa cosa quando fai il richiamo a gennaio. Quando fai il richiamo devi avere una scorta di quello fatto prima. Le squadre italiane non hanno fatto la preparazione, il Milan ha giocato prima di tutti e si va più sull'intensità, perché non si ha l'energia, non si ha la qualità, non si ha la forza che gli altri hanno, perché questa pandemia, questo schifo che stiamo vivendo, ha rovinato molti calciatori che hanno avuto il Covid, ma altre proprio le preparazioni non sono state fatte. Vi assicuro, da chi la fa la preparazione anche a livelli dilettantistici, i primi 30 giorni, dal 1° di agosto fino al 30 di agosto, tu il pallone lo vedi col binocolo e ti alleni solo atleticamente e corri come una bestia. Quello è fondamentale per fare tutta la stagione. A gennaio non puoi fare quello che non hai fatto ad agosto, perché non ce la fai, Certo. perché poi dopo le gambe ti spiattano. Quindi l'importanza della preparazione estiva è quella, e fidatevi che quella fa male. Come i calciatori che sono tornati a giocare tutti a calcetto senza un minimo di allenamento, ci siamo fatti male, perché eravamo senza un'adeguata preparazione atletica. Perché se non ti alleni, un mio allenatore diceva, quello che fai ad agosto è quello che poi avrai a maggio, perché poi a gennaio devi fare soltanto un richiamino. Ma se devi fare tutta la preparazione a gennaio, non esce come quello che avresti dovuto fare prima, esce uno schifo, perché non hai fatto quello che dovevi fare prima. Certo. E questo purtroppo si vede nei campionati, quelle prestazioni a volte imbarazzanti, quelle ricadute impensabili, perché non hanno fatto un lavoro atletico adeguato. E molti giocatori, chi ha muscolatura rossa, questa è tecnica, chi ha muscolatura rossa, chi ha muscolatura Immagino. bianca, se non fai la preparazione, le gambe a un certo punto ti mollano, ha voglia di giocare ogni 3 giorni. Devi fare comunque, i giocatori non l'hanno potuta Certo. fare. Allora, intanto saluto Davide Bonu, che ti saluta anche a te, noto Ciao legionario Dani. del gruppo di Asso. Dell'Azio. Allora, siamo all'ultima domanda, però è corposa perché te la voglio un po' strutturare, sperando che poi ti ricorderai un po' tutto. Allora, sarò sintetico, promesso, così almeno se no divento dispersivo con la domanda. Allora, intanto approcciamo ad un turno di campionato, questo molto interessante, che poi domenica si conclude poi con un Roma-Milan, che può essere il crocevia per entrambe le squadre, no? Perché chi vince avrà un'enorme iniezione di fiducia per poter continuare nelle loro ambizioni, no? Allora, io intanto ti chiedo,
ti faccio proprio le domande. Allora, intanto come vedi Roma-Milan? Poi, per quanto riguarda, a parte che te la vedi in televisione, non mi rispondere così. Poi, la domanda che ti voglio fare è, le critiche a Gattuso sono troppo esagerate e secondo te a fine stagione questo giocattolo che sembrava quasi, non dico perfetto, però giusto, no? Costruito da De Laurentiis che aveva fatto questa enorme presentazione chiamandolo Ringhio Superstar, no? Ti ricordi la conferenza stampa di presentazione e quant'altro? Adesso invece a quanto pare De Laurentiis sente la mancanza di Benitez e quant'altro. Lasciamo Esatto, stare, lasciamo va, lasciamo stare, stare. atteniamoci a Gattuso. Per quanto riguarda la Lazio, oggi che va a Bologna, come la vedi? E l'Atalanta, in tutto questo, la vedo come una figura che sta lì che può dare fastidio. E per quanto riguarda la Juventus, pensi che saprà approcciare stasera la gara di Verona, ovviamente poi falcidiata anche dalle tante assenze, nella maniera giusta per poter poi affrontare la gara di ritorno col Porto? Vai, a te la risposta, guarda, a posto. Totalmente tante cose che me ne sono già Allora, partiamo dalla scordate. prima, Allora, Roma-Milan. una per una. Allora, il Milan lo vedo, dipende da benzina come stiamo messi a livello atletico. Se siamo messi come giovedì è molto complicata, Ok. però dobbiamo vedere come siamo messi a livello atletico. A vederla la vedo, però c'ho tanta paura che l'Armeno, Mkhitaryan e Shaarawy ci facciano passare le pene dell'inferno. Poi dipende, le altre squadre, la Roma, la Juventus, dipende, se non ha già la testa a martedì, se non ha già la testa a martedì, spero in un regalo di Ballardini che faccia l'impresa a San Siro, perché non è facile giocare col Genova in questo periodo, tutti dicono 4-0, 5-0, ma il calcio poi si sa, è tutto tranne che scontato, e il Napoli di Gattuso, se mi chiedi un'opinione, ADL è il solito showman, meno chiacchiere e più acquisti sensati. Perché Gattuso sta facendo tanto con la situazione del Napoli, che non è una squadra per vincere, è una buona squadra, ma gli manca, anche lei gli manca qualcosa. È lui che è il vero problema del Napoli, è proprio ADL, che a volte esagera, come ha fatto Mancini. Ringhio Superstar, ma gli ha comprato solo Osimhen 80 milioni, e poi non hai comprato un centrocampo come voleva Ringhio, e gli hai comprato Bakayoko, ma in difesa non hai le alternative, se non fai un mercato a gennaio. Perché alcuni mi hanno accusato, ma il Milan ha fatto mercato a gennaio e non ha rotto il giocattolo. No, il Milan ha fatto mercato a gennaio perché gli serviva, non ha rotto il giocattolo. Il giocattolo si è rotto perché fisicamente non regge più. Non è che io mi devo vergognare se ho fatto mercato e gli altri non l'hanno fatto, perché non hanno i soldi per farlo, peggio ancora perché non hanno gli scambi da fare. Io l'ho fatto il mercato, ma il problema è che ADL ha esagerato con i proclami, con i titoli e cose, Ringhio Superstar, ma alla fine si sta vedendo che c'è qualcosa che non funziona. Andare a chiamare altri allenatori non si fa, e Ringhio ha vomitato schifo perché Ringhio queste cose non le accetta, e a fine stagione se ne andrà. Certo. Allora, Valeriani, l'intervista è finita. Io ti volevo ringraziare per aver accettato il mio invito. Spero che sia stato bene. Spero che sia stato. Come? Quando vuoi, Ok. poi ti inviterò anche nella live dei 1000, quando ci arriveremo. Grazie. Quando E ci spero arriverò. che l'intervista ti sia piaciuta, che ho saputo magari sviscerare sempre in maniera imparziale e sportiva anche il mondo Milan e niente, ti volevo ringraziare, augurarti una buona giornata, un buon proseguimento e ti auguro Grazie. tantissimi successi futuri anche per il tuo canale YouTube. Ti auguro Grazie, ti ringrazio. Se vuoi fare un appuntamento fisso durante la settimana, la possiamo fare. E tanto io sono disposto. Più parliamo di calcio, tanto siamo chiusi in casa, perché qui siamo in zona rossa tutti quanti, quindi più passiamo il tempo e meglio è. Parlando di calcio non pensiamo ad altre cose brutte che stiamo certo. vivendo. E soprattutto chiudo questa intervista con indossate le mascherine, e se vi dovete allenare fatelo da soli e con la mascherina addosso. Ma non vi assembrate per fare allenamento con la scusa di uscire. Bravo. Se vi dovete allenare, allenatevi, ma allenatevi per fatti Bravo. vostri, perché l'allenamento da soli si può fare.
tranne quello calcistico, perché quello calcistico non ci possiamo allenare da solo. Però se volete andare a fare una corsetta, non parlate con nessuno, perché la gente usa la scusa dell'allenamento, non ha mai fatto un chilometro di corsa per uscire di casa, quello è sbagliato. Mascherina, distanziate e allenatevi per fatti vostri. Questo è il mio consiglio. Benissimo, ti ringrazio Valeriani, ti auguro una buona giornata. Ciao Valeriani, Buon grazie appetito. anche a te, Buon ciao, buon appetito a tutti. pranzo. Allora. Ciao.